Ultimo punto, che poi è il punto vero del Consiglio Comunale, che è la revisione del piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale 11.0.2005, numero 12. Diciamo che siamo al limite, perché la normativa prevedeva l'approvazione entro il 31/12/2012. Ovviamente abbiamo cercato di correre e di fare tutto ovviamente secondo la normativa e condividendo sia con i consiglieri di maggioranza che anche nelle commissioni dove rappresentata la minoranza. Anche con riunioni pubbliche che comunque poi vi illustrerà meglio l'assessore delegato, ma diciamo che con l'adozione di oggi si arriva a compiere un passo importante per la nostra amministrazione, poiché questo è un po' il vero piano di governo del territorio dei prossimi anni per il Comune di Ossimo. Come ho già detto, in altre riunioni si poteva fare di più, si poteva fare meglio sicuramente. Noi abbiamo cercato di operare per il bene del nostro comune con la testa e con il cuore. Ringrazio fin d'ora per il lavoro svolto l'architetto Rubagotti, che so che oggi per un problema familiare è assente. Però ringrazio per la disponibilità che ha avuto a seguirci in tutto questo iter e come ringrazio anche i suoi collaboratori. Ringrazio l'assessore Bassi, che poi sarà lui ad esporre per quanto di competenza l'adozione che andiamo proponendo, e ringrazio anche i consiglieri che in questi mesi veramente non dico quasi tutti i sabati, ma poco ci è mancato, ci hanno seguito in questo iter costruttivo che ha portato alla redazione del piano. Quindi passerei la parola all'assessore Bassi per illustrare la relazione. Sì, grazie. Ci sono appunto la Chietta Duragotti, ha un problema di famiglia piuttosto serio, per cui non vuole sentire questa mattina. Ci sono l'architetto Rizzi e l'architetto Cramanti che sono del suo studio e quindi se ci serviranno delle informazioni più specifiche sia sui passaggi che sul contenuto del piano ce lo potranno dare. Non so se serve che riproiettiamo le slide che abbiamo visto dall'opinione pubblica di presentazione, se no spero così vediamo i punti sui quali discutere, eventualmente appunto approfondiamo su quello. Diceva il sindaco, oggi si affronta a questo passaggio fondamentale, che è un passaggio importante sia per questa amministrazione, ma direi per il comune, visto che il percorso è iniziato diversi anni fa, e quindi con tutta una serie di passaggi, di contributi che sono venuti da varie parti, si è arrivati a questa prima proposta di piano di governo del territorio. Oggi si va appunto con l'adozione, poi ci saranno ancora dei momenti di riflessione, di confronto con le varie realtà e poi prima dell'approvazione definitiva ci sarà modo appunto di eventualmente mettere a punto alcune cose che potrebbero essere migliorate rispetto a questa impostazione. Il piano è stato costruito basandosi innanzitutto sul programma di governo dell'amministrazione e sulle linee guida che la Giunta aveva espresso allo studio Rubagotti, sempre sulla base del programma di governo. Poi erano stati riaperti i termini per le istanze dei cittadini.
cittadini per le osservazioni e per le proposte, tutti termini, nei termini che erano stati stabiliti sono arrivate 27 proposte più anche un contributo di un tecnico esterno. Di queste 27 proposte sono state recepite favorevolmente il 60% circa, appunto ovviamente non erano compatibili con quella che era l'impostazione del piano. È stato fatto quindi una serie di assemblee, di incontri pubblici, sia di tipo generalistico, quindi con tutti i cittadini, sia tematiche per alcune problematiche ben circoscritte, che erano per esempio il PLU Marconi Ossimo Superiore, la zona del PIPA di Ossimo Inferiore, le zone artigianali di Ossimo Superiore ancora. Poi si arriva all'assemblea pubblica di illustrazione del documento di scoping. Ci sono state anche tre riunioni della Commissione del Governo del Territorio che hanno portato anche delle osservazioni e delle proposte recepite, nell'ultima proposta di piano, e poi ci sono state le conferenze di base di valutazione ambientale strategica con gli enti, ASL, ARPA, provincia, eccetera, che hanno anche qua portato varie osservazioni e alcune anche abbastanza di un certo rilievo, alle quali abbiamo ovviamente risposto e ci siamo confrontati con questi organismi. Nel complesso il nostro piano quindi riteniamo che abbia una sua impostazione basata soprattutto su un certo equilibrio quindi tra lo sviluppo che comunque c'è e il completamento dell'edificato, il completamento della struttura dell'edificato appunto, e poi ovviamente con tutta una serie di attenzioni rispetto ai vari aspetti, dal nucleo di antica formazione, quindi quel che chiamiamo centri storici, quindi favorirne il recupero, la conservazione, la rivitalizzazione, quindi anche con il mantenimento delle caratteristiche degli edifici principali dal punto di vista architettonico storico, alle zone diciamo del costruito esterno al nucleo di antica formazione, alle zone poi di espansione e agli ambiti di trasformazione che sono le vecchie ex lottizzazioni. Le lottizzazioni, gli ambiti che erano già convenzionati dal vecchio PRG sono stati conservati e mantengono di fatto la loro normativa, la loro strutturazione come in funzione della convenzione in essere. I nuovi ambiti ovviamente avranno bisogno della progettazione esecutiva, delle convenzioni e tutto il resto. Questo sarà anche uno dei passaggi che l'amministrazione dovrà fare prima di andare in approvazione per verificare anche l'effettiva volontà e l'effettiva convinzione dei proprietari di questi differenti ambiti di poi dare atto effettivamente alla edificazione della trasformazione urbanistica. Abbiamo poi voluto dare un'attenzione molto rilevante al discorso del territorio
non urbanizzato, quindi agli ambiti agricoli, che sono stati suddivisi in tre ambiti: quello agro-silvo-pastorale, che è la parte boscata, la parte più alta del territorio, l'ambito agricolo produttivo e l'ambito agricolo rurale di tutela dell'abitato, che è la fascia attorno ai centri abitati. In questo abbiamo inserito delle normative che secondo noi cercano di venire incontro al concetto di recupero del territorio agricolo, della riconquista al territorio che si è andato via via selvaticendo e imboscando in maniera un po' selvaggia, per cui un certo aiuto ai coltivatori anche non necessariamente professionali, ma anche chi si avvicina o mantiene il contatto col territorio, con l'agricoltura, per passione e per hobby. E una attenzione ancora sul discorso di un certo ringiovanimento della nostra popolazione attraverso un incentivo a che giovani coppie, famiglie che vengono dall'esterno si possano insediare, oltre a cercare di conservare quelle che sono i nostri giovani nel territorio, con una politica di incentivazione negli ambiti territoriali di trasformazione per appunto insediamenti che vadano a favore di giovani coppie che intendano mantenere la residenza nel comune di Ossimo per almeno 10 anni. Quindi tutto sommato si è trattato di un'operazione a 360 gradi, quindi che ha cercato di valutare un po' tutti gli aspetti principali della vita della nostra collettività, della nostra comunità, e soprattutto anche riguardo agli aspetti e alle problematiche che viviamo negli ultimi anni, che sono soprattutto legate alla carenza, alla razionalizzazione, ma razionalizzazione vuol dire in un certo senso, abbiamo visto, diminuzione dei servizi, per cui abbiamo ragionato anche su questo aspetto con il convincimento che ormai diventa sempre più difficile per il nostro comune mantenere anche gli standard di servizio attuali che abbiamo, quindi abbiamo visto una battaglia molto intensa e molto forte con Poste Italiane perché per la chiusura dello sportello di Ossimo Superiore e la riduzione degli orari di quello di Ossimo Inferiore, per ora siamo riusciti a tamponare le loro iniziative, ma non è detto che la cosa si possa ripetere e mantenere nel futuro. Abbiamo quindi necessità di trovare il sistema per cui questi servizi si possano non solo conservare, ma addirittura incentivare, raggruppandoli, cercando di realizzare in un comparto unico la presenza di tutti questi servizi e realizzati in maniera tale che possano essere addirittura uno di supporto all'altro, quindi creando delle sinergie tra uno e l'altro, creando anche degli spazi che possono essere utilizzati con aspetti multifunzionali, delle sale riunioni che possono servire sia per il Consiglio Comunale che per gli spettacoli, che per attività dei ragazzi, così via, insomma, in modo da poter effettivamente fare una razionalizzazione senza una depauperazione dei nostri servizi. Non sarà una cosa semplice, sarà una cosa veloce, facile da attuare, perché appunto il momento è molto complesso, molto delicato e le risorse sono
sempre molto scarse, però diventa un obiettivo che questa amministrazione, e speriamo anche le prossime, vorranno mantenere. La collocazione di questa area di servizi è in posizione strategica, diciamo a metà strada tra i due nuclei storici del nostro comune, e facilmente raggiungibile sia da Onsum Inferiore con la strada di Via Aldo Moro, e sia da Onsum Superiore anche pedonalmente, recuperando la vecchia mulattiera, il vecchio sentiero. Quindi come posizione è una posizione che riteniamo strategica. La provincia nelle sue osservazioni al VAS non è stata così entusiasta della cosa, chiedendoci addirittura di ristudiare la collocazione di questo ambito, anche se poi conclude dicendo: vabbè, se proprio vi servirà lo possiamo rivedere, insomma, vabbè. La motivazione non era poi così sostenuta a quanto pare, insomma. E su questo poi adesso, questo è soltanto un contributo della provincia al procedimento di VAS. Poi ci sarà il parere vero e proprio, quello vincolante, che sarà sul progetto adottato, sul DGT adottato, e su quello lì ci sarà ovviamente un confronto con la provincia per valutare questi aspetti. Sostanzialmente la provincia ci contesta un po' anche il fatto di perseguire una fusione tra i due nuclei storici, che nel piano territoriale coordinamento provinciale invece è previsto che vengano comunque mantenuti separati, e con il nostro centro servizi sembrerebbe che si proceda verso una fusione. Invece quello che obiettiamo noi è che anzi il centro servizi, compreso di tutta l'area a verde del parco che si formerà attorno, ma costituisce proprio anche l'elemento di separazione fisica dell'edificato. Comunque questo qua sarà anche questo punto oggetto di confronto e discussione con la provincia. Concludo e poi diamo spazio alle osservazioni con la tempistica che prevediamo di attuare con l'adozione di oggi. Si conclude, diciamo, la parte di preparazione iniziale, poi speriamo entro il 10 di gennaio di avere effettuato il deposito degli atti alla segreteria del comune, quindi il deposito del progetto di PGT adottato, e poi partiranno i 30 giorni per la presa visione da parte di tutti i cittadini, e i successivi 30 giorni per andare quindi al 10 marzo per la presentazione di osservazioni, proposte e opposizioni al piano. Quindi dal 10 di marzo ci prenderemo, credo, tutto il tempo serve, però ci vorranno una ventina di giorni almeno, immagino, per analizzare e preparare appunto le risposte, eventuali modifiche dovute a queste osservazioni. Nel frattempo vedremo anche se ci sono discorsi tecnici da affrontare anche in commissione, così, e ragionevolmente si potrebbe andare verso la fine di aprile in approvazione del PGT. Dopodiché ci sono i tempi tecnici di pubblicazione sul GUR. Mistero, quando sono, comunque un deserto ci vorrà 4-5 minuti, perché adesso vogliamo fare l'informativa, adesso dovrebbe essere più veloce, non più veloce.
Nasce da, perché io sono seguito a Resina praticamente da agosto, sono andato in pubblicazione sul libro e c'è un amico che... Speriamo non sia così, se no vorrebbe dire un anno fermi, anche perché la nostra intenzione di adottare entro il 31-12 era in funzione anche di una proposta di legge regionale che potesse superare l'articolo della legge 12 che diceva che appunto se non venivano approvati i piani di guerra territorio del 31-12-2012 non poteva essere sostanzialmente effettuata alcuna attività edilizia se non le semplici manutenzioni. E questa legge in realtà è stata fatta, ha fatto una proroga per i comuni terremotati e invece per gli altri comuni ha ribadito sostanzialmente il termine del 31-12-2012. Noi abbiamo comunque l'adozione oggi, chissà che un provvedimento successivo non ripristini questo discorso sul fatto che almeno i comuni che hanno adottato entro questo anno possano effettuare alcuni tipi di edilizia, insomma, di costruzione. Quindi cercheremo di mantenere il più possibile questo rollino di marcia. La nostra decisione iniziale di approvare entro il 31-12-2012 purtroppo non è stata possibile, anche perché ci siamo scontrati con una grave carenza nella cartografia di base sulla quale i tecnici hanno dovuto lavorare e hanno costretti a fare tutta una serie di operazioni di sulla cartografia di rilievo e tutto il resto che hanno portato via un parecchio tempo, insomma. E di questo, vabbè, col senno di poi, 10 anni fa, quando la comunità montana aveva fatto il volo, se avessimo diritto avremmo risparmiato qualche mese. Ma sempre per questione di soldi si fanno le cose dopo magari. Va bene, i concetti che principali li abbiamo illustrati. Se ci sono, immagino ci saranno richieste di approfondimenti, di osservazioni, se ne siamo qua per questo. Vi voglio solo fare alcune considerazioni che ci sono portando la marcia, che ci sono erano visibili sul sito della io ho fatto ho inviato due osservazioni, ecco, se posso che riguarda sostanzialmente quello che nel piano dell'articolo è chiamato cioè gli ambiti residenziali continuamente sotto il fatto, dove in pratica sono individuate delle zone A e delle zone B, cioè le zone già interessate all'edificazione e zone B lotti liberi, con possibilità e parametri, episodi edificatori e parametri diversi. Ecco, quello che una delle mie osservazioni era sempre di carattere generale, io non ho fatto nessuna osservazione di carattere particolare o specifico di persona, cioè parlo sempre di carattere generale. La mia osservazione principale era che queste due suddivisioni delle zone di contenimento di fatto con parametri diversi andava ben chiarita come erano normati, perché parlare semplicemente di lotti liberi con lotti già interessati all'edificazione poteva dare successivamente adito a anche mutazioni personalistiche, addirittura perché mi è simpatico gli lo autorizzo, no, perché non è facile dire che il terreno è già edificato quando magari su un lotto c'era quattro mappari e costruito uno e gli altri sono liberi, o viceversa su un lotto grandissimo magari una parte costruita l'altra no, oppure sono tutti liberi, però già usata l'edificazione per altri
col vecchio codice. Peraltro la mia richiesta era quella di normare bene questo discorso di lotti liberi e lotti di certificazione, perché ovviamente questo comportava una cosa, una diversa, molto diversa possibilità di fattore di sicurezza e valore di queste aree. L'altra che è molto legata a questa, sempre in questa zona, cioè nel senso degli atti essenziali che penso di fatto, che è dove in pratica le aree, i lotti liberi sono di fatto inedificabili. Sono di fatto edificabili salvo che venga trasferito la Comune Giulia. Leggendo la parte del piano normativo, dal piano della regola in pratica, dice sostanzialmente, a parte alcuna volumetria che è quella derivante dal PIP, se non ricordo male, che si può trasferire su questi blocchi, poi sono solo volumetrie che provengono dagli edifici del centro storico di categoria 4 a 5, che secondo me che non sono, penso ancora adesso, successivamente quando sono fatte le cose non c'erano, non erano ancora normato, quali erano i fabbricati a 4 a 5, cioè quali erano quali edifici. Ma così a occhio, secondo me saranno pochissimi, perché penso che edifici in centro storico che la gente pensa di abbattere e vendere la fumatria invece che strutturare saranno comunque pochi, a caso non ci sarà, ma secondo me la tendenza è quella di ristrutturare e recuperare e non di demolire e portare all'esterno la fumatria. Perciò secondo me questa cosa qua era un po' limitativa di queste aree, nel senso che la proposta, l'osservazione che facevo, che era una proposta, era quella di valutare la possibilità di poter trasferire in questi lotti liberi anche volumetrie che provengono dagli ambiti residenziali. Perché? Perché una buona parte del territorio è designato con ambito di funzione prevalente residenziale, dove c'è di fatto le case già esistenti, ma ci sono anche aree libere che sono usate attualmente come giardini, orti, cortili delle case. Secondo me in queste zone sicuramente c'è tanta volumetria che la gente non si fa niente, se si piace, abita il cortile, perché credo che il cortile e la volumetria non è mai più va per una casa attaccata all'altra, sono anche esigenze particolari. Secondo me era importante poter spostare in questo borsino immobiliare, si chiama, se non ricordo male, chi voleva ovviamente con delle normative, con delle quantità soltanto, con, ovviamente regolando questa possibilità di spostamento di questi volumi anche da queste zone, perché non metta queste zone ovviamente si mette un esubero che potrebbe essere spostato in questi luoghi all'esterno, più che non erano fabbricati del mondo. E questa è la mia seconda osservazione. Mi sembrava così parlando, non si ricordate che forse qualcosa avevate recepito e qualcosa no. Di dire poi se sono servite qualcosa delle osservazioni o se non sono servite a nulla. L'altra cosa invece che mi è balzata all'occhio guardando gli elaborati è che è stata evidenziata una vastissima, secondo me troppo vasta, zona di verde. Non esatto, voglio dire lo esatto, di contenimento di verde di ambito rurale tutelato dall'abitato. E la normativa in questa zona in pratica dice che le terre sono considerate come inedificabili sia in soprassuolo che sottosuolo, invece che fanno ritirare il terreno, gli scavi, i riporti, il deposito di materiale aperto, gli altri troviamo in contatto con la residenza urbana. Secondo me questa zona qua, che è secondo me grande perché è tutta la parte attorno ai due nuclei abitati e anche attorno alla parte di Creone, forse va a limitare addirittura l'attività agricola. Cioè, dicevamo prima, ha detto l'assessore Bassi, che si puntava a far recuperare i territori attorno, cioè quello che non erano gli orti, le vigne, i vigneti, eccetera, che sono boschi che erano recuperabili, ma secondo me in questo modo si limita completamente tutto, perché se questo non possa neanche andare a fare la manutenzione o un muretto o fare eventualmente un agricoltore o una cosa agricola, perché è diventato tutto qualsiasi attività. Mi sembra molto utilitativa per una zona che è la zona più utilizzata in agricoli, perché certo vanno anche, la gente va anche a Corno
o Fragol a coltivare i terreni se ha voglia, ma le prime coltivate sono quelle attorno al paese. In questo modo mi sembra che sia molto limitativa, cioè uno che vuole fare il frutteto e vuole fare il depositivo a prezzi o qualcosa del genere, qui mi sembra che si vada a limitare parecchio. L'altra cosa che ho notato, questo ovviamente non ho fatto osservazione scritta, ma non ho fatto adesso, l'altra cosa che ho notato è un po' invece di, e questo mi spiace ancora di più, di senso, non voglio dire che si è fatto il piano mettendo le zone le nuove di legislazione ad hoc per qualcuno, però che su 4 PL, zona PL, nostro superiore, su 4, ben 6 fa parte della stessa persona, dà alto a pensare che forse qualche pressione c'è stata da parte di qualcuno. E questo secondo me non ne frega niente, se lo costruire che costruisca, c'è un problema che. Però sembra che sia stata fatta un po' personalista questa cosa. Ci sono più di specialmente sulle zone nuove, ci sono più di queste osservazioni. Faccio molto che non è bello fatto qua, però erano i vostri ex colleghi di amministrazione, perciò questo qua è un dato così di fatto. E l'altra cosa che metto in evidenza è che per esempio, forse l'ho già anche detto così normalmente, non sono stati bruciati, per esempio la zona del PIT che era destinazione artigianale, giustamente io dico, gli avete dato la possibilità ai proprietari, l'avete tolta come destinazione artigianale, l'avete messa come ambito di tutela dell'abitato. Questo è scelte che possono essere giuste o sbagliate, non metto in dubbio, e gli avete dato questo problema ai proprietari, io dico giustamente, la possibilità di recuperare qualcosa di valore, perché ovviamente si devono recuperare il valore che avevano comunque prima. La stessa cosa non avete fatta con la zona turistica per dire del Crealone. Quella ha promesso agricole e basta, senza dare nessuna possibilità a quelli che avevano, che hanno pagato più di soldi e compiuto accertamenti all'ufficio registro di valori altissimi, si vedono un terreno che adesso vale come è rurale, anzi magari non è rurale perché non puoi neanche usarlo come agricoltore, perché non puoi neanche andare a costruirci il fabbricato se lo comprassi un agricoltore. Questo mi sembra un po' una cosa non molto molto equa. E l'ultima cosa, e poi chiudo il mio intervento, l'ultima cosa è che mi credo che il lavoro fatto dalla presente amministrazione, per l'amor di Dio, tanto poco l'ho dato a voi, era non è stato minimamente considerato, nel senso che avevamo fatto un questionario generale, non era una cosa prettamente di gruppo, era un questionario distribuito alle persone, la risposta non è stata altissima, però qualcosa c'è stato. Io sono sicuro di aver lasciato tutto il pacco, compreso sopra il tavolo del sindaco quando c'è stato il cambio di amministrazione, ma penso che non sia stato cestinato neanche guardato quello, come presumo che siete guardate neanche tutte le osservazioni mirate ad hoc sono arrivate dalla prima, diciamo così, apertura alla gente di eventuali richieste. Credo che non abbiate minimamente guardato, non sono certo, ma sembrerebbe che è così, insomma. Io più su questo il video sarà di esterno sicuramente sulla nostra cosa. Sì, io mi rallaccio all'ultima osservazione di Don. L'assessore da supporre alcune cose ha fatto presente che questa amministrazione ha riaperto il termine e quelli che avessero voluto segnalare richieste di destinazioni particolari da cui non parla, mi pare che abbia detto che sono arrivate 27 segnalazioni accolte per il 60% del quale. Io volevo chiedere, rispetto alle stesse segnalazioni presenti, 25, 45, adesso, forse un centinaio, non so, un numero ben superiore di sé, quante
sono state esaminate oppure no. Basta? Per adesso. Allora, il consigliere Giorni, sulle sue osservazioni presentate al protocollo per gli ambiti di contenimento dello stato di parto. Sì, l'osservazione è stata molto apprezzata ed era assolutamente pertinente, come tutte, lo dico, pertinente anche nel chiedervi di specificare meglio il discorso dei lotti liberi. E infatti abbiamo inserito una precisazione per quanto riguarda i lotti liberi, dove si dice per lotti liberi si devono intendere il singolo mappale o gruppo di mappali completamente inedificati e già esistenti alla data di adozione del DGT. Quindi non dovrebbero esserci impedimenti su questo. Il discorso di spostamento della volumetria per quanto riguarda l'incentivazione per l'equazione, il discorso di come si genera il volume che viene messo nel registro dei diritti edificatori, allora si genera senz'altro c'è la possibilità di generarlo con il discorso di alleggerimento del centro storico con edifici che privi di carattere di valore storico testimoniale a 4, a 5 e vediamo come sono, a 5 sono addirittura quelli che non hanno niente a che fare con la struttura storica e architettonica del centro storico. E in più, quindi si possono eventualmente fare delle proposte di riqualificazione con demolizione e trasferimento all'esterno. C'è la possibilità anche per interventi di ristrutturazione e riqualificazione del centro storico, sul centro storico, quindi sul nucleo di riformazione, di avere un incentivo volumetrico fino al 15% per interventi di qualità su questo. Per esempio, se io ristrutturo casa mia, no, ma se qualcuno interviene sulla casa di Armando, piuttosto sui suoi edifici che hanno un valore per la loro posizione, per la loro storicità, eccetera, eccetera, ovviamente questo intervento costa molto di più che costruire all'esterno e quindi c'è un bonus, viene riconosciuto questo bonus volumetrico, fino al 15% del SLP esistente e anche questo qua può finire nel borsino. Nel borsino ci finiscono anche gli incentivi del PIP, per esempio, ci finiscono anche gli incentivi derivanti dalle commercializzazioni delle aree, insomma. Quindi il borsino sarà fatto in maniera tale da, appunto, da consentire questi recuperi volumetrici. Non abbiamo ritenuto di poter estendere la perequazione anche alle zone ex B1 che dicevi tu, in quanto in questa prima fase non sappiamo in preciso quanto sarà in effetti questo volume che si genera e su quanti lotti potrebbe essere spalmato, nel senso che i mappali liberi potrebbero essere anche di un certo numero, però se il mappale è troppo piccolo per potersi mettere qualcosa o se il volume che viene scambiato è troppo poco e rispetto anche soltanto al costo di un atto notarile l'incidenza è molto elevata, dipenderà tutto da come si muove il meccanismo per capire se in che maniera funzionerà e così via. Quindi per non partire già con una situazione inflazionata abbiamo preferito
utilizzare il discorso della precauzione soltanto sugli ambiti di contenimento dello stato di fatto. L'ambito rurale di tutela dell'abitato invece è troppo esteso e ha troppi vincoli. Su questo, vabbè, come su tutto, si possono fare dei ragionamenti, ci si può confrontare e migliorare ovviamente le cose. Però il concetto era creare una fascia attorno all'abitato che fosse comunque dedicata all'agricoltura e alla coltivazione, ma che non fosse dedicata alla coltivazione, all'allevamento industriale piuttosto che intensivo e così via. Quindi una fase comunque di territorio, di orti, di coltivazione eccetera eccetera attorno all'abitato, dove chiunque lo può fare e anche delle possibilità che adesso parleremo, ma senza nuove edificazioni intese come nuove cascine, nuovi interventi edificatori. È possibile, quel discorso che dicevi te della baracchina, che abbiamo chiamato casello, per ricordare insomma quelli che si facevano giù le vigne, e per cui può essere fatto da chiunque, anche da quello non imprenditore agricolo a titolo professionale, con delle dimensioni minime, con delle caratteristiche, eccetera, eccetera, questo dovrebbe servire a aiutare un po' la barcopoli che si vede in giro. Invece l'ambito rurale, l'ambito agricolo produttivo è quello dove in effetti uno può realizzare anche l'azienda agricola piuttosto che il nuovo fabbricato finalizzato sempre all'agricoltura, lo può fare. C'è anche un'apertura ulteriore che è quella del fabbricato uso agricolo, costruibile e realizzabile anche dal non imprenditore agricolo tutto professionale, con una serie di vincoli anche lì proprio a garantire la genuinità delle intenzioni e della non speculazione in ambito agricolo, che è quello appunto di vincolare un certo quantitativo di territorio, di non avere altre cascine, altri fabbricati in zona agricola e così via, quindi con dei limiti anche lì, una convenzione, tutto quanto. Poi sugli ambiti di trasformazione, su 6 ambiti, una persona a 4 terreni, o ci diciamo di chi parliamo, se no io non so risponderti perché non so di cosa hai parlato. Mi fa fare il parlamento. Se facciamo, io non ho assolutamente il contrario, perché mi rivedi una cosa che a me non è nota. Il PIP è stato tolto da artigianale passata agricola ed è stata data una certa quantitativo di SVP come a titolo di perequazione. I proprietari non tutti sono molto contenti, qualcuno non dice che è troppo poco, qualcuno vuole un terreno in cambio addirittura per questo e così via. Comunque il concetto era un po' questo. E non è stata fatta la stessa operazione con il Creolone. È vero, c'è da dire che era un passaggio diverso, nel senso che qua c'era comunque un piano di insediamenti produttivi già approvato, eccetera, eccetera, e lì invece era semplicemente una zona, è stato azzonato e basta. Non è arrivata nessuna osservazione su questo nei termini in cui era stato fatto il discorso del TGT, per cui non è stato valutato su questo. Non è stato tenuto in conto il lavoro fatto dal Presidente dell'amministrazione, direi che non è del tutto vero, nel senso che
c'erano alcuni concetti all'interno dei questionari, soprattutto che sono stati fatti così, il discorso appunto della zona agricola, il discorso della edificazione moderata, non ricordo il termine che è stato utilizzato, sei d'accordo su un moderato sviluppo delle cose? Noi l'abbiamo interpretato come uno sviluppo moderato e quindi lo sviluppo c'è, contenuto diciamo soprattutto a chiudere i buchi che si sono lasciati negli anni scorsi e quindi interpretato in questo senso. Le osservazioni pervenute prima della nella prima apertura dei termini, questo qua è anche la risposta uguale per il consigliere Maggiore. Quando appunto abbiamo aperto i termini, sono stati qui aperti i termini per la presentazione delle osservazioni, nell'avviso pubblico era stato indicato chiaramente che non erano più valide le osservazioni presentate precedentemente a meno che non venisse richiesta la riconferma da parte dei presentatori, e molti sono venuti qua, si hanno fatto tirare fuori la vecchia istanza, la vecchia presentazione, hanno detto riconfermo, appunto, basta un protocollo molto semplice come era appunto nel discorso dell'avviso. Quindi chi voleva ripresentare queste osservazioni l'ha potuto fare ed è stato fatto, ed è stato tenuto in debito conto. Quindi diciamo che la partecipazione, la possibilità di presentare queste osservazioni in fase di, o meglio prima della redazione del PGT, l'abbiamo data e rispettata. C'è qualcos'altro? Posso? Anche il fatto dell'avere inserito l'abitazione della zona di servizi lungo via Aldo Moro mi sembra una cosa che ha tenuto in considerazione il lavoro della passata amministrazione, in quanto è una strada che è stata fatta dalla passata amministrazione, in quanto non mi sembra di dire una cosa nuova, la loro minoranza non era propriamente molto favorevole a quell'opera, eppure non mi sembra che l'attuale amministrazione abbia detto facciamo finta che non ci sia quella strada, buttiamo tutto a zero, facciamo una cosa nuova. Si è sviluppato, le previsioni. Non abbiamo appunto buttato via il lavoro fatto precedentemente, abbiamo cercato di valorizzarlo al meglio. Magari non abbiamo fatto al meglio, si può sempre migliorare. Suggerimenti sono ben accetti da tutte le parti. Ascoltando il tono positivo dell'assessore, ovviamente. Tono? Ah, è il tono positivo che si chiama. Sicuramente che siamo alla civiltà, a tale è già passato. Non siamo alla vicina. Siamo a prendere atto di alcune cose successe che meritano di essere ricordate. La risposta alla domanda sì, le richieste di destinazioni precedenti a questa amministrazione approvata già il giudizio è stata no. Chi ha voluto venire dopo a sottomettersi alla nuova maestà, chiediamo ancora di sono dimostrati, gli altri non sono stati, sono ignorati. E poi si è concluso dicendo che loro hanno rispettato la partecipazione. Non credo che si possa affermare questo. A meno che loro continuino i 7-8 che li seguono sempre come la formula
l'opposizione partecipa, non partecipa affatto alla fonte. E non partecipa perché questa amministrazione, che rappresenta poco più del 40% degli elettori e della popolazione, avrebbe anche indicato con i voti delle ultime elezioni dei rappresentanti che si devono intendere portavoce dei voti. Ora sono fatti 3 milioni della commissione per i diritti, in cui abbiamo visto alcune cose e abbiamo fatto alcune considerazioni. Ma io non so a cosa volesse Damiano, ma il sospetto che sia un piano fatto su misura di alcuni amici contro gli altri mi pare molto che merda. E credo che questo darà poi seguito alle osservazioni che i primati faranno questa proposta di piano, visto che parlare con i responsabili dell'amministrazione diventa una perdita di tempo e si rischiano di essere presi. Quindi guardando invece il piano nel suo complesso, ci sono alcune cose che prendono. Nel precedente piano dell'autore del comune c'erano delle zone artigianali dove, visto che si tratta, si parla poi di fare la fascia verde per la tutela degli abitanti. Gli abitanti si trovavano meglio se ci fossero state delle zone artigianali dove collocare le attività produttive e non farle dentro il centro abitato. Mi pare che non ci sia più perché giustamente dicono loro hanno fatto un'assemblea con i proprietari del PIL e alcuni di questi erano d'accordo di non confermare per la definizione. Si è parlato di un incentivo molto nobile, quello di favorire l'insediamento giovanile nel comune di Ossa. Non ho potuto dire in quale modo ci sia l'incentivo, perché l'incentivo oggi è o di tipo finanziario, non pagando o pagando di meno, o ricevendo i contributi, oppure credo che i giovani troveranno delle risposte dentro questo strumento di pianificazione. Mi piace che adesso stranamente la via Almo-Moro sia diventata una verità di collegamento che pur, dice la provincia, non deve favorire il collegamento in 200, però adesso guarda caso per mettere un'area di razionalizzazione dei servizi serve. Io credo che questa sia un'altra delle cose che si dicono oggi, che fra 10 anni si dirà che si era previsto già nel lontano 2012 di fare il centro servizi di Almo. E bisognerebbe essere coerenti con le affermazioni che si fanno. Fino ad oggi la scusa è che non ci sono i soldi, quelli di prima hanno speso tutto. Credo che un centro servizi per tanto piccolo, qualche centinaia di migliaia di euro, forse qualche milione, lo richieda e non credo, salvo che si può domani mattina sui soldi, soprattutto quelle che se prima si va mai aperto, si possono trovare. Allora non si può fare come diceva Spadolini, le parole sono fatti e il resto sono fatti. Le parole sono parole, sono delle chiacchiere. Uno che amministra deve guardare, certo, anche a tempi più lunghi, ma anche ragionevoli, le cose che si possono fare. E se mai ci fosse già un centro servizi interfazionale, non credo che la superficie prevista in questo PDP
abbia un significato vero, perché sotto c'è una superficie che è 5 volte tanto, 4 volte tanto, più pianeggiante, con le carte molto da piano, ma non è questo, perché tanto cambiare di dicevo sarebbe capito fare solo il freno, non si fa a niente. Sono le famose chiacchiere, sono i flauti che sono nati per fortuna tutti nel mare, ma per le cose, nulla. Io poi voglio fare un'altra osservazione, la chiedo soprattutto al segretario comunale, che era segretario di un popolo quando Borma provò il piano di governo del territorio. E se mi ricordo bene i giornali scrissero, mi prego, quel piano venne approvato da un commissario ad acta, perché ci sono delle incompatibilità alla votazione di questi studi. Infatti non partecipò alla votazione per i fatti di incompatibilità che riguardano proprietari di aree interessate al piano di governo del territorio. Io credo che in questo Consiglio Comunale in qualche modo tutti abbiano delle incompatibilità, perché basta avere un piccolo di un terreno o il nono che è un terreno, anche agricolo, anche di tipo di un particolare agricolo produttivo, per essere incompatibili nella cosa. Tutti i capogruppo della maggioranza si rabbia per il fatto che abbiamo approvato tutte quelle che ci vogliamo. Mi pare un po' riduttivo, perché non è vero che votiamo quello che ci vogliamo. Al massimo manifestiamo di essere d'accordo con quello che abbiamo deciso, ma come facciamo noi? Adesso è l'argomento che prego sul Consiglio che si voti è la Regione. Qualcuno di noi saprà anche che la Regione in questo momento ha problemi un po' diversi rispetto al livello di ossi. E basta dire che c'erano comuni in Quarta Monica che erano ancora avanti con la debitazione per il metà della 65, avevano di fatto né il piano regolatore né altro. Per dire che noi abbiamo un'autonomia che la possiamo decidere di mangiare se abbiamo una famiglia, se abbiamo una città. Quindi io non credo che abbia significato votare, che si voti come consiglio che ha dell'incompatibilità, che di conseguenza la segnalazione dovrebbe poi annullare questa votazione. Avevo prima approvato un regolamento di controllo interno. Io chiedo al segretario di organizzare che questi controlli interni riguardino in prima istanza la compatibilità, la incompatibilità, per esprimere un voto sullo strumento di piano di governo del territorio, per evitare di perdere tempo, di perdere soldi, come parlerà con questo proposto di piano, su quanti privati fare la conservazione con richieste, quando qualcuno segnalerà le incompatibilità, che oltre a istituire delle responsabilità penali, il voto essendo incompatibile, può darsi che l'invii. Altro che 4 mesi che promette massimi diventeranno un anno, oltre, per ragioni che non dipendono dalla normativa come si vuole. Quindi voglio dire che stando a sentire le cose così che fossero avvenute, non era accordo, non era fatto così, non c'era nessun accordo. Nella commissione del PD la prima volta un atto della maggioranza. Non so, è stato presente il 17, ma non mi pare di aver visto questa grande partecipazione, anche perché forse qualcuno si rende conto
era un modo per perdere tempo e poter dire che c'era la partecipazione, eccetera. Però la situazione non c'è stata. Tant'è che quello di prima era venuto un po' di partecipazione, è stato ignorato, dicendo che chi voleva venire per confermare che venire, se no vuole dire che non veniva. La nostra gente, perché sta attenta sempre a vedere sulla bacchetta se c'è una linea nuova, se c'è. E poi vuol dire, se ci fosse davvero partecipazione, si chiedesse anche all'altra parte, che è maggioritaria, della popolazione di partecipare. Io spero che le assemblee pubbliche rivolte all'universo mondo, delle quali ovviamente la minoranza non ha, si vede la bacchetta bene, se no va bene niente, ma il suo ruolo di rappresentare i suoi consensi che rappresenta fino al prova contraria, fino al prossimo rappresentante elettorale, suggerirebbe che se si fa una riunione con la situazione, una comunicazione scritta ai membri della commissione del PCT, anche adesso ritenere di essere presente per dire alcune ragioni, magari per consentirsi. Questo non viene fatto perché c'è molta attenzione a gestire in maniera assoluta e personale questa operazione. Io credo che i tempi che corrono non ci sono grandi interessi dietro i bisogni, perché credo che l'attività edilizia, purtroppo non è che siamo contenti, si sta molto riducendo a scapito anche delle finanze comunali. Però tutti i piani, cioè delle pianificazioni, non dovrebbero incentivare quello sì l'attività. Sulla chiarezza, sulle cose scritte, non quelle dette qui, io ho detto in relazione di quelli mancano tra i quali, sulla universalità di valore delle norme, oppure tra il principio e ognuno, perché se no di questo fatto, di questo passo, io credo che come un altro che l'insegnamento di giovani. Già, credo che oggi diventa un'impresa, ma sicuramente di questo passo noi abbiamo un esempio vicino, che è quello di Ozio. Fino adesso abbiamo mantenuto, tra gli ultimi anni, un calo della popolazione, ma se inizia la slavina del libro verso l'aria, credo che questi paesi diventeranno dei paesi dormitorio per quelli che hanno entrato un poco meno, ma insomma non ci sarà. Quindi io non partecipo alla votazione perché non voglio avere responsabilità penale per incontri. Posso parlare in un intestato mio prossimo, quindi posso fare bravissimo. No, sono una cosa brevissima, due cose anzi. Vabbè, a parte fino a quello che abbiamo sentito fino adesso, ci sono alcuni discorsi interessanti, come quello che diceva Damiano, su alcune proposte che effettivamente avevamo visto, che sono da valutare, eccetera. Sugli altri discorsi permetto un po' di dissentire, perché si fa passare un po' il messaggio che si vuole, giustamente, perché è questa poi la, quello che dicevo prima sul fatto degli altri atti, che sono atti che dobbiamo prendere, questo è un momento che si può essere un po' di dibattito reale, quindi è anche giusto farlo. Ma sulla partecipazione popolare, all'apertura della prima, apertura del PGT, mi sembra che era nel 2009, io ricordo degli incontri pubblici a cui ho partecipato, uno qui e uno giù al sole del Pinasso Inferiore, dove il pubblico era praticamente la minoranza di allora e pochi altri, quindi se noi abbiamo tirato solo i nostri, poi mi ricordo delle sale piene qua, agli incontri del PGT,
sicuramente sono almeno qualcuno in più di quelli di prima, senza poi, penso che l'assessore Bassi mi ha ricordato gli incontri mirati, eccetera, fatti con varie utilizzazioni, con varie associazioni, eccetera, che in un percorso di un anno mi ha portato a sentire più volte la popolazione. Sul discorso degli inviti, non si partecipa alle commissioni, non ci sono inviti mirati, se volete anche un altro invito in più, sì, sicuramente non è la lettera che è spedita o portata dal vigile che cambia le cose. Vedo che comunque non serve neanche per le commissioni, quando si vuole mancare comunque si manca, soprattutto quando c'è magari da prendere qualche posizione. Le cose che ho sentito appunto, alcune costruttive, mi fa piacere, le altre non le ho sentite. C'è solo una cosa che mi dà fastidio personalmente, anche perché se effettivamente c'è un fondo in realtà vorrei saperlo, perché vorrei giudicare che amici ho qua che hanno questi terreni, perché io questi amici non li conosco. Se si vuol dire, tanto perché ci sono quattro persone che fate le cose con i vostri amici, vabbè, ditelo pure. Se c'è qualcosa di reale, ditemi chi sono questi amici qua. Personalmente non ritengo che siano miei amici, ma che sono amici qualcun altro, non lo so. Però prima di dire queste cose, o si dice chi sono e che casi sono, oppure facciamo meno di riempirci la bocca con queste cose. Su questi passaggi tipo il PGT, penso che in altri comuni sia successo di peggio, nel senso qua alla fine, se queste sono le obiezioni, non c'è grande discussione. E certo che magari su queste cose si potrebbe andare, ad esempio, in questo piano, non era un discorso di maggioranza, ignoranza, ma è una cosa un po' più ampia. Se si facessero altri ragionamenti, si potrebbe anche andare a ricercare effettivamente con dei ragionamenti anche l'unanimità su queste scelte. Non è mai possibile, vabbè, poi ognuno fa il suo gioco delle maggioranze e delle minoranze. Oggi ho scoperto che noi siamo minoranza, quindi domani mi siederò in qualsiasi sarà la prossima volta, visto che siamo solo, diciamo, quelli di minoranza. L'unanimità è possibile, ma ci sta a questo punto. Sul discorso del votare o non votare, non lo so, ripeto, io mi penso di poter votare oggi. Vorrei poter aggiungere due parole. Riguardo al discorso della partecipazione pubblica, ricordo anche di un incontro organizzato sempre nel 2009 dall'allora minoranza. Tutti hanno diritto di parola, nessuno vi chiede di organizzare un vostro incontro in tal caso. Un'altra precisazione che vorrei fare è: mi sembra che tutti i cittadini debbano essere uguali, non vi debbano essere chi sta in alto, chi sta in basso, come tutti i cittadini che hanno partecipato alle riunioni tramite il sito, tramite gli avvisi in bacheca, sono intervenuti, come un consigliere stesso in minoranza, il consigliere Zerra, all'ultimo incontro era presente e penso che l'avrà letto anche lui quell'incontro, non per grazia divina, per passaggio. Se no dovremmo mandare 1400-1500 inviti personali e non è propriamente una cosa semplicissima. E tra l'altro è anche intervenuto a quell'incontro lì, dando delle sue considerazioni, dando i suoi interventi, che dirà giustamente anche adesso, quindi non mi sembra che stiamo facendo le riunioni chiuse per i soliti noti. Tant'è che l'ultimo incontro pubblico, l'architetto Rubagotti ci ha anche detto che non era obbligatorio farlo per legge, se non ricordo male, potrebbe dirmi da caso l'assessore Bassi, ma noi abbiamo ribadito di volerlo fare, in quanto più incontri riusciamo a organizzare meglio è. Il primo avviso alla popolazione per la presentazione delle osservazioni era stato scritto chiaro e tondo, che tutte le vecchie appunto non venivano accettate, perché se comincia una cosa da zero fatta con due parametri, mi ricordo un questionario dove c'era titolo cosa stai facendo nella tua vita a scuola elementare, a casa mia può voler dire che loro portano anche un minorenne, ma non c'era specificato nella lettera e nessuno dell'allora maggioranza sapeva rispondere all'età minima di partecipazione. Mi sembra che fosse fatto un pochino male, non volendo prendere un lavoro fatto secondo noi non perfettamente, abbiamo detto rifacciamo tutto da zero, chi vuole giustamente dire la sua può venire, può ribadire, ripresentarlo, e cioè, non mi sembra di stare a chiudere, non sembra che l'amministrazione stia chiudendo le porte a nessuno, anzi incontri pubblici, è tutto disponibile, tra l'altro anche su internet è tutto aperto.
se volete organizzare incontri anche voi, come l'abbiamo fatti noi all'epoca, ognuno ha libertà di parola. Come ha detto giustamente il capogruppo Isonni, se la scusa della lettera c'è la serata o meno, quando non si partecipa alle commissioni o ai consigli comunali stessi, manderemo anche la letterina, mi sembrano abbastanza fuorvianti. Di quello che ha detto Comando, mi pare che lo se vale la prima. Comunque io vorrei ribadire quello che ho detto l'ultima assemblea, in cui non ho avuto una lettera, però sono passato per caso, visto che c'era la sera stessa un'assemblea pubblica che parlava del visiti, se no non sarebbe venuto niente. Vuol dire che le bacheche servono a qualcosa? Servono a qualcosa, però diciamo che ho un lungo dibattito per mandare le lettere a tre consiglieri di ignoranza, credo che. E allora, se vuoi essere sincero, dai, che tu anche telefonato, solo che la telefonata non posso dimostrare, però questo va. Ecco, l'ho detto per te. Sì, era per consiglio. No, per consiglio. Alla riunione. Va bene, dai. Comunque, allora, se vogliamo stare qua, altro che asilo di scuole elementari. Comunque, niente, io vorrei ribadire quello che poi è già stato anche detto, ma non voglio andare avanti. La cosa che avevo fatto notare quella sera lì era che purtroppo in PCT di Ossimo, nel comune di Ossimo, non è stata prevista una zona per l'insediamento di attività artigianali, che a parere mio, cioè, dovrebbe esserci, perché ci sono state anche delle richieste verbali, non scritte, quando ero in consiglio comunale in maggioranza con Maggiore e con Damiano, che non sono state fatte ancora anche dopo, perché ci sono degli artigiani di Ossimo che hanno il campanone ciclato per mettere i loro attrezzi. C'è chi ha dovuto affittare a Verso dei capannoni per fare la sua attività, ma non potrebbe svolgerla. Io è stato risposto che non era previsto nel PCT e che se sapevo io le zone di militare da parte del sindaco, cioè che nel momento che siete voi che amministrate dovete voi recepire questa cosa, è vero. Il PIP è stato cancellato, secondo me sbagliato, perché era una zona che si prestava molto agli insediamenti artigianali, che è l'unica, diciamo, risorsa per dare lavoro alla gente di Ossimo, e quindi secondo me è un PGT che non mi piace, ma non so quanto. La seconda cosa è questa voglia di costruire case, quando ce ne sono già abbastanza da vendere. E la zona di San Carlo, tanto reclamata come storica, come paesaggistica, non deve più fare, di seguito, che l'avete già deturbata una volta quando avete fatto il taglio di tutte le piante, adesso potete dedicare a 7.200 metri quadrati, mi sembra. Anche lì per giovani coppie, cioè giovani coppie da tutte le parti, sembra che tutti vogliono sposarsi a Milano. Con quali incentivi non si sa. La zona di San Carlo, guardando anche la tavola, cioè avremo le case, 7.100 qualcosa metri quadrati, deturbate così, cioè dominate. Non so perché si è scelta la zona lì, perché i terreni maggiori sono del comune, quindi suppongo il comune voglia fare cassa. Vada a fare cassa da qualche asse parte. Forse no, ovviamente. Vada a fare cassa da qualche altra parte.
dal momento che siete i paladini del verde, siete i paladini del territorio, siete i paladini di quelli che non si può, del centro storico che ormai non esiste nel centro storico, no? E quindi, secondo me, è da stracciare qualcosa lì, perché si sono spesi soldi pubblici, quando si era maggiore come sindaco, per fare un parco, e su questo parco adesso verranno edificate delle case, no? Di altezze di 8 metri, 50, 26, su 7100 e passano metri quadrati. Cioè io non so le ragioni che hanno indotto questa amministrazione a far sì di scegliere una zona così, forse perché Bassi magari adesso che farà la casa là, si troverà magari da solo e vorrà magari compagnia. Non lo so. Altre cose che l'architetto Rubavanti aveva detto quella sera lì, che c'erano molte tozzoli o protusioni che uscivano dal vecchio piano, ma mi sembra che anche adesso escono di qua, escono di là. E quindi non capisco perché una volta c'erano le protusioni, adesso non ci sono più, quando ci sono veramente lo stesso, forse più grandi. E per quanto riguarda il piano di servizi dove si è individuato giù, forse lo capivo e l'ho detto 30 anni fa, poteva essere logico nel senso che si è fatta una palestra giù, ancora quando c'era maggiore sindaco, forse se allora si pensava una cosa così poteva essere fatta, ma non c'è veramente il terreno sufficiente per far sì che vengano istituiti in quel posto lì tutti i servizi. Non parliamo poi della spesa, dei soldi che ci vorranno, di cosa faremo poi delle nostre scuole, perché si parlava nell'assemblea che non si può tenere più scuole, che non si può tenere due cimiteri addirittura, ne abbiamo 13 cimiteri che vanno a prendere una posta anche un altro, giustamente. Come diciamo, ricordo come monumento. E quindi sarò anche uno che quando sarà da votare uscirà da quella porta. Uscirò con la porta lì perché questo PCT secondo me non sa né di pesce né di carne. Non si è coinvolta sufficientemente la popolazione, perché quella sera lì eravamo 8, un 7, mi sembra, di cui qualcuno è interessato, perché gli altri non c'erano. Questo è quello che volevo dire, andare avanti ancora, ancora, ancora. Per amministrare bene anche per la
parte che lo sta in maggioranza sarebbe bene che quella parte fosse coinvolta, ma se neanche nominano in commissione i nostri rappresentanti, siete qua la situazione di partecipazione che non andiamo in commissione, se non li nominano, che chiare cose abbiamo. Che non, se non vengono convocati e neanche nominati dopo un anno e mezzo, ditemi voi come sono fatto ad andare in queste commissioni. Posso rispondere di solito? Perché io intanto dico che quella lettera di protocollo, di cui io ovviamente possiedo copia, è stata inviata e che non mi risulta la delibera di nomina di queste persone in commissione e di conseguenza mai sono state convocate alle riunioni. Posso rispondere? Hai ragione su questo, c'è il posto nella delibera. Purtroppo la lettera non si trova più. Abbiamo chiesto a Damiano e penso forse anche a te. Chi è questo? Non hai ricevuto una telefonata in cui ti si chiedeva se poi chiedo il sindaco, chi è il sindaco? Secondo te chi deve telefonare, lo spazzino o l'impiegato o qualcuno dell'amministrazione? Ah, ma è però un problema di chi? Non è un problema di chi, è un problema di mettere in evidenza. No, ma stai calmo, non so, sono calmissimo. Perché non mi sente lezioni da elementare, da chi ci guida la vita. Io invece sono una persona umile, magari anche di minoranza. Ma riconosco per io come te e come neanche, riconosco benissimo. Quando si tratta di far finta di essere gentile umile, per fregare gli altri si tratta di maestri, solo a fare questo. Ma fregare di cosa? Per prendere una delibera in cui ti si è chiesto di dare la. Va bene, ti telefonerò, come ti ho telefonato quando eri in ospedale, ti telefonerò anche per la delibera. Basta. Io ti. Cioè resto basito per questo intervento. Però va bene, prendiamo atto che settimana prossima me lo ricordo, anzi me lo segno, telefonare a Simone per la delibera. Comunque è stato invitato lui personalmente, il capogruppo, alla commissione del territorio, è stato invitato personalmente. Quando mi ha visto che non era la lettera. Ho detto quello che ha detto loro, che non ti sei presentato alla commissione. Mille motivi, ma va bene. Ma ti ha detto le cose che non avevo considerate. No, no, sono state considerate. Sono state considerate, se tu ti ricordi la zona media. Perché non fai il mondo di quei terreni vicini a quello del comune in Don San Carlo, visto che adesso l'hai capito anche lì. E cosa c'entra? Delle cose, poi dite per dire che non sapete niente, no. È la vostra unità. Lui ha detto in sei ambiti, quattro sono di uno, di chi sia caduto lì. Ma io ho capito sei ambiti, in quattro. Lui ha detto che in ben quattro, in ben di quattro, sei magari di osso superiore, il tempo in tre in questa zona ci sono dentro un totale sei mappari di questa zona. Ma sono ora non so come di è sempre quali mappari c'era lì, c'era l'altro PL, c'era un PL, basta, cioè se non è lui e la figlia, no? Lui non è. Ma fa niente, no, è lui, non niente contro loro, c'hanno solo per costruire bene, ma non sono bello, direi che è tutto diverso, ma non posso dire che non è fatta, basta, tutto l'ultimo, solo l'ultima cosa che ho molto più tecnica rispetto a questo, che è questa, che non ho capito, non ho capito se i tecnici o se l'amministrazione questa ha qualcosa contro il turismo plein air, le piazze del Filippo, a me è una cosa che piace, che secondo me è l'unica fonte che dovrebbe portare qualcosa anche a Rossimo, se è fatto o viene fatto. Io vedo che in tutte le zone all'anno scorso come cancellata, che non si può fare, va via tappa. Costruzione all'aria aperta, non so se è una cosa che il tempo li odia o lo siete voi, ma no, diciamo, è una cosa che si poteva pensarci da TV, non si poteva per il loro no. Allora, rispondere. Sono un po' di risposta da dare. Concordo con il consigliere Maggiori che tante cose sono chiacchiere, per cui le chiacchiere le ascoltiamo, gli ingressi che ho perso, che ho uscito a scommesse
con il capogruppo che oggi non ci sarebbe stato il pistolotto di fine anno, no? Abbiamo avuto pazienza, anche l'omelia all'inizio. Anche l'omelia all'inizio. Comunque, diciamo, tornando alle cose, perché dopo ovviamente ogni intervento è assolutamente lecito e ognuno lo importa come vuole, e non era neanche aspettabile un atteggiamento forse troppo diverso. Comunque, al di là di quello, tornando sul discorso partecipazione, che è una cosa sulla quale noi veramente abbiamo puntato molto, a costo di anche rallentare il lavoro, a costo di un lavoro molto più oneroso, ripeto, quando abbiamo fatto la pubblicazione della riapertura dei termini, per la presentazione delle osservazioni e proposte, abbiamo specificato assolutamente che nel 2006-2009 sono stati presentati suggerimenti e proposte da parte di cittadini e associazioni, e che visto un notevole tempo ormai trascorso non è dato sapere se rispecchiano ancora in pieno le intenzioni di chi le presentava, perché le prime erano addirittura del 2006. Lascia perdere. Per cui si sono riaperti i termini di presentazione, 70 giorni sono stati dati. È stata preparata la modulistica per fare queste osservazioni. Le proposte e i suggerimenti consegnati nel 2006 e nel 2009 potranno essere considerati ancora validi previo conferma degli stessi da parte del presentatore, e quello che è stato fatto. Poi, non per di nuovo infierire, però non so quante assemblee sono state fatte, ma ne abbiamo una traccia. Sono state almeno tra quelle tematiche e quelle generalistiche almeno una decina. Poi si può dire quello che si vuole, si può dire che parlare con questa amministrazione non è possibile, io credo che sia esattamente il contrario. E sul centro servizi di via Aldo Moro invece ribadisco quello che ha detto il consigliere Bonticchio Marco, che questa amministrazione, nonostante sette anni fa avesse puntato sullo sviluppo di un'altra zona, avesse ricevuto i contributi per la sistemazione e allargamento di via Trieste, il collegamento con la strada di Parma, che l'amministrazione che l'ha succeduta ha preso questi stanziamenti, questi contributi, li ha portati su via Aldo Moro, facendo allargamento di via Aldo Moro, e quindi cambiando orientamento anche dello sviluppo del nostro territorio, noi l'anno scorso non abbiamo ritenuto che si dovesse nuovamente stravolgere questa impostazione, buttare all'aria 465.000 euro o giù di lì che sono stati spesi per questo intervento, e quindi ripartire da un'altra parte, no? Ormai l'impostazione è questa e abbiamo deciso di mantenere questa impostazione. Riguardo all'incompatibilità dei consiglieri, la cosa l'abbiamo già discussa anche con il segretario nelle settimane scorse, così lì. Quando si fa un PGD, quando si fa un piano regolatore, è ovvio che riguarda la generalità del territorio comunale, e quindi se uno qua risiede, qua ha una casa, un pezzetto di terreno, è ovvio che il PGD, definendo l'azzonamento di tutto il territorio comunale, definisce anche quello del consigliere di qualunque colore sia, di qualunque corrente sia. Per cui, a meno che qualche consigliere abbia qualche terreno all'interno degli ambiti di trasformazione, ma caso veramente unico, credo, nella storia di oggi, non mi sembra che ce ne siano. Detto questo, io non ritengo che ci siano incompatibilità su questo. Invece,
sulle osservazioni del consigliere Zerra, che mi sembrano di ben altro, per altro calibro. Manca le zone artigianali, è vero, ne abbiamo parlato anche in quella riunione lì, ed è vero quello che ti ha detto il sindaco, trovatevi una zona artigianale che possa andare bene, nel senso che dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle collocazioni del nostro territorio, diventa difficile trovare una zona che sia adatta per gli interventi di questo tipo, dove erano già state definite, per esempio quella del P, dal 1991, sono passati 21 anni e nessuno ha mai portato avanti niente, nonostante siano cambiate 3-4 amministrazioni, non c'è stata nessun intervento. La zona artigianale di Ossimo Superiore, idem, non ha avuto nessuno sviluppo, addirittura abbiamo fatto due riunioni ad hoc su quella, abbiamo chiesto ai proprietari, volete mantenerla così, portiamo avanti questa, hanno detto tutti di no, tranne uno, Botticchio, immobiliare Botticchio, non so come si chiama, cioè, la piccola era. Che ovviamente dice, io vorrei farmi il campagnone, ma sei solo, in mezzo circondato dagli altri. Abbiamo detto, a questo punto, visto che il vicino chiede di ricomprendere i suoi nell'ambito di sviluppo del PLO Marconi, si può andare a ricomprendere a livello residenziale. Quindi è stato concordato anche questo a livello di partecipazione. Però volevo sapere, secondo te, non c'è la necessità di una zona, secondo me sì, per i piccoli, secondo me sì, secondo me sì, ma dove? Faccio la domanda anche a me stesso. Trovare una collocazione che poi non si porti il traffico pesante attraverso il centro storico, che non vada a influire con gli elementi paesaggistici e tutto il resto. E allora è meglio avere quello che abbiamo adesso, cioè che qualcuno prende dei prati, no? Mette lì tutti i depositi, che qualcuno mette fuori casa sua degli altri depositi, che qualcuno abbia l'officina in piazza dove potrebbe anche spostarlo in futuro. Senza, se questo paese lo vogliamo far crescere comunque. Sì, io. Dato che un'impostazione turistica, come quando cancelliamo Crealone, dove poteva essere l'unica soluzione magari per crescere veramente dei complessi dove c'erano anche. Non abbiamo una camera. Non abbiamo cancellato Crealone, anzi, le lottizzazioni messe in Crealone sono state. Per fare alberghi? C'è possibilità di fare dal 100% di alberghi al 100% di residenze. Questa è l'impostazione che c'era nel precedente piano. Detto questo, io non sono d'accordo con te su alcuni punti, però la scelta che è stata fatta è quella di privilegiare appunto il discorso turistico, il discorso inseritivo. Ma che turismo abbiamo a Ossimo? Abbiamo un turismo da capire, non è un turismo, è una zona di villeggiatura che è tutt'altra roba, zona di villeggiatura per anziani, se mi permetti, perché i giovani qua non verranno mai. Qua è un paese che sta morendo da 20 anni. Sembra allora di entrare in quei paesi della Sicilia o della Basilicata la sera, anche il pomeriggio, la gira a Meggio. È una cosa straziante. E i giovani vanno dove esiste il lavoro. Non è che è una zona che tu puoi fare tutti insegnamenti giovani coppie, ma se devono andare a Iseo a lavorare o a Marone o a Brescia tutti i giorni, prendono la casa a Iseo, a Marone o a Lovere. O a Brescia. E qui verranno quando? L'estate? Forse? No, posso? Sì, sì, sì. Perché ci sono altri paesi più belli di Ossimo, dove si spende di meno e dove hanno più servizi. E dove è da 30 anni che fanno una politica per far sì che il paese cresca. Ma cresca bene, nel senso che le fontane sono studiate, le piazze sono studiate, in un certo modo, no, qui le piazze non le hanno fatte. Non le avete tolte, sì, le avete fatte. Altre, delle altre, degli altri cingili e via.
Sera, sì. Cioè, quello che sto dicendo io, cioè, se la Ossum Superiore non si fa specialmente perché diciamo che il paese è pivotato alla villeggiatura, e Ossum Superiore sia con una posizione non da degradare, Ossum Inferiore per non molti di no? Però sono delle zone che si prestano per insediamenti, altri insediamenti di un certo tipo, turistico. Ma io non vedo niente questo TGT, non vedo assolutamente nulla per la crescita, sono insediamenti e basta. Io se fossi uno che va in viaggiatura, non ci verrei mai. Anzi, se potessi andare via, c'è lei in corsa. È che purtroppo c'è una gara da tenere in piedi, e ogni tanto la scappo e poi vengo a sistemarla. Te l'ho già detto una volta e lo ripeto da 20 anni. Sì. Ecco, non da oggi, da 20 anni. Lo so, perché non sono mica. E chissà come deve fare la cosa con la gente. Forse peggio di te, che hai 40 anni che sei qua. Mi sembra di sentire Bersani che dice rinnoviamo e via di seguito. Ecco, ma credo che non si sia fatto niente in questi anni. Forse anche noi non abbiamo fatto niente. Siamo stati anche noi, forse non abbiamo fatto. Però qualcosa si è fatto. Perché l'ho già detto che quando uno entra al suo inferiore non è come se entrasse al suo superiore. Mi sembra che posso inferiore adesso, meno male, è un altro paese. Che si voglia o non si voglia. Mi dispiace, però sono superiore, si sia fermato tutto. Dal parcheggio, no, si spendono i soldi per le spazzatelle, si dovrebbe fare €1,000, si dice, si vede che occorrono. Si cambia un bonetto che ha 6 anni per prendere uno che ha 4 anni per avere il più nuovo. Però altre, come si chiama? Accessori, c'è scritto su altri accessori, che poi vedono che i soldi non ci sono. Dopo 6 anni cambiare monete, io l'ho ritirato avanti ancora per un bel po', anche se c'è un po' di manutenzione da fare. E ognuno fa delle scelte, voi fate le vostre, e io dico che non sono d'accordo. Cioè, è come la storia del semaforo, che non, perché ci sono per spostare. Io chiedo di stare in tema del PC. Bene, ho finito, non voglio pegare nessuno. Ma che quando eravate di là voi, è l'unica volta che ci incontriamo. È normale non parlare, ma non parliamo. No, ma guarda, parliamo. Niente, ma non parliamo più. Il discorso che facevi te del turismo non nasce e non si crea con un colpo di schiocco di mani né mettendo un contorno su un foglio, insomma, si crea con tante iniziative concrete, ci vogliono anni ed è una cosa non immediata, non semplice, bisogna entrare in alcuni circuiti, bisogna cercare di far promozione al territorio, tutto questo. Si sta lavorando su questo, anche al di fuori del PCT, con il discorso che stiamo facendo dell'albergo diffuso, tutto il resto, quindi è un lavoro molto lungo che speriamo porti i suoi frutti. Invece nel merito delle osservazioni che hai fatto, tu parlavi della collina di San Carlo, in realtà appunto non è la collina ma è la parte decentrata in basso vicino al campo sportivo. No, parte dalle tre villette, scusa, che ci sono sotto San Carlo e vai in là. Dalle tre villette che ci sono, vai in là, quindi si viene mangiato un bel sole. Sopra il campo sportivo. Che va bene, sopra di tanto quanto, sono 7123 metri quadrati. Di territorio, ma non sono 7.000 metri quadri, sono 7.000 metri quadri, no, 1.400 metri quadri, sì. Quindi l'indice è uno 0,2, un indice molto basso anche rispetto alle precedenti lottizzazioni, proprio per conservare una peculiarità di intervento con tanto verde attorno. Non ti sembra che sia stata abbastanza verificabile quella zona lì? Cioè c'era proprio da andare lì a mettere, no? Era 2 forse, era 2 forse, era 2 forse,
0,2 metri quadrati sul metro quadro significa 0,6 metri quadrati. Sì. Però quindi comunque l'edilizia è molto più rara di quella che pensavamo. Sì, era molto più quindi rispetto a questo. Poi ripeto, sono scelte, si chiama appunto documento di piano e qualcuno lo chiama piano del sindaco proprio perché è proprio l'elemento centrale sul quale interviene l'amministrazione, questo, nel decidere quali zone privilegiare rispetto allo sviluppo, rispetto a questo territorio. Detto questo, abbiamo penso sviscerato più e più l'argomento. Ci saranno alcuni passaggi da fare nei prossimi mesi e li faremo coerentemente con le impostazioni che ci siamo date. Per ora mi sembra che quello che era l'argomento di oggi non ci sono altri. Non mi è importo se è la posizione o se è il tempo che voi siete. Che siete contro una forma di bilancio, secondo me, potrebbe essere. No, però non è. Se ho capito io cos'è. Più o meno è tutto per i capelli, camper, quelle cose qua. Più o meno tutto viene dato per tutto. Anche nella zona del parco del centro. No, questo non solo, ma non certo che è pubblica, ma sul sito privato potremmo farlo. Se è privata sul pubblico avete bocciato che avevo spostato. Adesso privata sul privato l'ho bocciata ancora. Allora, un'iniziativa di tipo privato, ok? Fatta sul territorio pubblico, quando questa amministrazione precedente l'abbia proposta, voi l'avete bocciata completamente. Okay? Adesso su tutte le zone private è vietato. Ciò vuol dire che voi contro un privato, un qualsiasi privato che decide di mettere in piedi un'area attrezzata per campo, eccetera, voi non li volete assolutamente, perciò andranno in qualche altro paese a farsene. Non avranno posto. Questo è un'osservazione. L'avete messo come turistiche escluso il campeggio. Dopo si può assegnare la frizzata senza copertura, eccetera, completamente io, il campeggio non la fa serie di cosa. Poi, non parlo di campeggi, se voi mi dite che il campeggio sono solo le baracche e allora quelle del padre sono d'accordo più che si vietate, ma il campeggio è anche quello invece con l'aria attrezzata e senza copertura sopra, servizi e basta. Ho chiesto che su tutte le zone avete fatto il servizio di quella pubblica, però o lo fai in comune, perché con forma privata sul pubblico l'avete fatto voi, l'avete siete contro voi rispetto a quando il nostro non è sul tempo. Sì, vabbè. Parlando proprio di vendere. No. Noi abbiamo detto, cioè, la forma di turismo di quel tipo qua, da un privato fatto sul pubblico, voi avete qualche conto, spero che adesso non siete più, magari se lo si fa, sarebbe ben felice perché si sta non è bene. Però avete fatto tutta la zona privata, un privato che lo fa sul terreno qualsiasi, un po', perché era un po' in zona silenziana, un po' in zona. Del verde, come si dice, quella di verde, valutato, non si può da nessuna parte. Mi sembra un po' le poi con l'espansione del capito appunto, sai che sono le due varianti, due aspetti, il villaggio e il campeggio. Io parlo di area con giusto un fabbricato di accoglienza e poi tutta la zona verde dove uno si ferma al massimo sul braccio della corrente, una zona unica dove c'è sono cose che fanno male nei nostri paesi si perfette. Quindi questo è stato come chi l'ha fatto negli altri paesi, anche i patrimoni che ormai ci sono parecchi, hanno abbastanza successo. Dato che questo qua è comunque l'argomento del piano delle regole, quindi non è soggetto al discorso VAS, che è la base solo per il momento. Ultima cosa, la risposta. Sì, volevo tecnico della Lotteria, che praticamente aveva un consiglio maggiore che c'era presente. Quando io sono stato segretario del Comune di Livorno, mi sono trovato con la vicenda del PRG, non del PGT, perché all'epoca c'era ancora il regolatore, e ricordo, ecco, adesso. Ascoltavo che il direttore con quale la situazione. Io arrivai a Livorno a febbraio del 2000
che l'amministrazione all'epoca in carica aveva adottato il piano regolatore, il nuovo piano regolatore, e l'aveva fatto, credo se non mi sbaglio, prima che io entrassi, quindi parliamo di agosto, settembre del 99. Che cosa era successo lì? Che praticamente la minoranza inoltre un esposto al prefetto, questo mi ricordo, il gruppo di minoranza di allora aveva fatto un esposto al prefetto segnalando appunto casi di incompatibilità diffusa, non specifici ma diffusa. E allora qual è stato il passaggio, la scelta dell'allora amministrazione di Borno di ritirare la delibera di adozione del PCT in autotutela? Questi sono stati i consigli comunali, vi ricordo perché ero presente, mi sono trovato questo caso come un caso per me assolutamente nuovo, perché nel 2000 avevo appena 3 anni di servizio, quindi ero molto, molto piccolo, diciamo, molto adolescente, insomma. Mi sono trovato con questa situazione per me nuova, dove praticamente l'amministrazione praticamente ritira l'atto in autotutela e decide praticamente di trasmettere gli atti alla regione per la nomina del commissario ad acta. Da lì è partito un procedimento di formazione del PRG che è stato praticamente condotto dall'allora commissario della regione, e tant'è che ricordo poi, cioè quello che è stato detto appunto, tutta la fase, diciamo così, preparatoria, sentire la componente di maggioranza e minoranza, la popolazione, le divise, eccetera, lo ha fatto praticamente il commissario organo democratico, si è sostituito al Consiglio Comunale e ha prima adottato il piano regolatore, poi si è stata fatta la fase di deposito e osservazione e poi si è andato in approvazione definitiva. Questo per con riferimento al caso di Borno. Sì, il caso di Borno poi presentava nuovamente delle situazioni dove c'erano palestra di imprenditori piuttosto che di titolari di attività artigianali. E quindi niente, praticamente alla fine questo piano è stato approvato dal commissario al posto del consiglio. C'è la incompatibilità. Sì. Adesso il secondo punto, esatto, adesso entriamo proprio nella parte. Esatto. Fino al quarto grado, esatto, vi volevo adesso dire così per chiarezza, così siete al corrente e consapevoli, perché ne abbiamo ragionato già nella settimana precedente quando con gli amministratori faccio presente una cosa grave per il piano PCT, occorre verificare, perché ho detto a loro più di una volta, verificate bene il discorso delle incompatibilità dirette o indirette, perché la normativa, articolo 78 del testo unico degli enti locali, parla che in generale gli amministratori devono astenersi da prendere parte alle delibere riguardanti interessi propri o parenti affini entro il quarto grado. E questa è la regola generale. Però aggiunge la norma di legge. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali piani urbanistici, se non nei casi, qui il legislatore ha aggiunto, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado. E quindi qui praticamente c'è questa ipotesi residuale, cioè in linea generale questo obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi, quindi ai regolamenti, argomenti che chiaramente non hanno una finalità specifica diretta o comunque piani urbanistici, ma solo laddove c'è un diretto trasformazione. Diretto interessamento. Poi qui si ragiona, per esempio alcune realtà in altri posti io mi sono trovato hanno suddiviso tecnicamente il piano regolatore in ambiti territoriali. E con questa suddivisione in ambiti territoriali si è in qualche modo cercato di ovviare, facendo sì che praticamente laddove sussiste la incompatibilità diretta e immediata, l'amministratore si astiene dal partecipare a quel singolo ambito, cioè si fa la votazione praticamente per ambiti, quindi si fa in modo che praticamente l'amministratore in quel caso specifico lì non entri in conflitto, quindi si astiene, esce e poi rientra praticamente, può votare poi sul provvedimento finale di adozione. Questa è una prassi che viene avanti proprio in relazione a questa necessità, a queste situazioni. Per cui la situazione è questa, è un obbligo generale, non c'è, però se c'è la cooperazione di diretta diretta, quello sì, sostanzialmente parenti a fine del quarto grado, quindi parliamo di fino a cugini di diretti, praticamente figli di fratelli. Penso che tutti qui abbiano un cugino che ha la casa in zona residenziale. Che si fa la casa tuo volo. Per cui ecco. No, ambiti di trasformazione. Ambiti di trasformazione. Sì. Adesso è urbanistico generale, ma infatti noi questa verifica l'abbiamo fatta il sabato scorso, eravamo qua proprio a verificare tutte queste cose. Però il suo segretario si vota ambito per ambito,
non puoi votare articolo per articolo, d'accordo, cioè, del... sottotetto, sottotetto, sì, la zona, la zona che è segnata come senso probabilmente sviluppato, per più, per capirci, adesso perché ha il completamento, lì più o meno tutti, se andano a casa, hanno un fratello che ce l'ha, la sorella, il cugino, il papà, la mamma. Non sono gli ambiti. O stiamo parlando solo del nuovo ambito, cioè non vedo di cioè, gli atti, i nuovi ambiti, è quello che prende il valore del centro. Se esempio del terreno, ad esempio l'acquipo diventa edificabile, quindi da lì. Io mi aspetto una cosa. Abbiamo la funzione che ci chiamo controllo. Sì, sì, probabilmente controllo. Non abbiamo ancora. Sì, adesso l'abbiamo ancora. Regolamento. Sì, ecco. In ogni caso, mi pare sarebbe opportuno evitare di andare avanti per poi dover tornare indietro, perché questo non è l'interesse del comune. Allora non è che io sono opportuno, ma posso segnalare che questo è incontinuità, perché la tutta buona è l'interesse alto. Sì, tutta buona 11 anni fa, dopodiché tutti i dettori non si hanno cambiato, c'è anni di lavoro che non sono cambiati. Il 78 che abbiamo citato è lo stesso che c'era allora che era tutto interno. Hanno aggiunto solo sul discorso della... Comunque, come loro quindi giustamente devono fare come preso. Io credo che in caso di votazione ci sarà una specie di ricorso alla prefettura sulla base di questo ricorso. Dopo, per chiarire, bisogna prendere sì articolo per articolo, ambito per ambito, per dire che no. Se no, qualcuno troverà impegno a nominare chi è la persona. Bene, allora voi vi astenete, uscite dall'altra. Io riesco a parlare. Ok, buona festa. Allora, favorevoli? Di Reggiana Maggiori, no, loro si sono proprio avanti alta, sì, no, come tanto Maggiori e non partecipano. Ok, ci vediamo prossimamente, colgo l'occasione per fare gli auguri. Grazie.